in collaborazione con Amici sportivi, ben ritrovati in zona mista. La Salernitana batte meritatamente, soffrendo il giusto, il Livorno e vede la salvezza. Nella gara cruciale della stagione, quella che da tutti era considerata un po' il bivio, la Salernitana imbocca appunto la strada che potrebbe portarla alla salvezza. Il Livorno invece svolta verso l'inferno della Lega Pro, destino ormai segnato per la formazione labronica. La Salernitana doveva vincere, lo ha fatto anche in maniera netta, convincente, nonostante qualche legittimo patema finale, frutto sicuramente di alcune decisioni arbitrali che hanno lasciato un po' sgomenti, ad esempio il rigore molto generoso concesso al Livorno sul 2-0, soprattutto l'espulsione di Oger al danno. Poi, come sempre accade in questi casi, si aggiunge la beffa, perché Oger salterà sicuramente la partita in programma sabato ad Ascoli e speriamo che possa essere soltanto una la giornata di squalifica. Troppo importante il ghanese per gli equilibri di gioco della formazione di Menichini, che rispetto alla gara contro il Vicenza ha riproposto quella che è ormai un po' la formazione, o quantomeno il modulo tipo, ovvero il 4-4-2, dando nuovamente fiducia dal primo minuto alla premiata ditta Coda Donnarumma, 26 gol in 2, vero valore della formazione granata in questo ansimante finale di stagione. Tabelle, calcoli si stanno sprecando in queste ore, proveremo in qualche modo a raccontarvi con serenità e come sempre con grande coerenza la situazione con gli ospiti di questa sera. Saluto subito Enzo Faccenda e Pino Palumbo, buonasera. Buonasera. Dall'altra parte dello studio, attendendo, aspettando Godot, diceva qualcuno, aspettando invece Eugenio Marotta, saluto Massimo Grisi, buonasera. Buonasera Massimo. Marotta stranamente in ritardo. Inspiegabilmente. Sì, lui solitamente arriva sempre sul filo di lana, mi auguro che veramente insomma arrivi in tempo utile per la fine della trasmissione, almeno a questo punto. Per i saluti finali. Per i saluti finali. Per i saluti finali. Allora, partiamo subito mantenendo fede a quello con un copione. Sta arrivando Marotta, sta arrivando, pagherà chiaramente ovviamente il caffè a tutti, insomma questo nei prossimi giorni, non di sera, perché mi rendo conto che ad una certa ora, soprattutto insomma per chi ha problemi di insonnia, prendere un caffè non è che sia proprio il massimo della vita. E allora, aspettando Godot, aspettando Eugenio Marotta, Massimo, com'è andata? Andata bene? Questo sì, è chiaro, insomma, però sì, ovviamente, Marcello, oltre le previsioni? No, oltre le previsioni, diciamo che bisognava vincere e si è vinto. Si è vinto in maniera abbastanza netta, abbastanza anche serena. Qualche patema d'animo stavolta non è dovuta a qualche indecisione difensiva o a qualche problema della squadra, ma a qualche decisione effettivamente molto strana e molto particolare, o quantomeno generosa dell'arbitro. Doveva essere vittoria è stata. La squadra ha anche offerto una buona tenuta, cioè nel senso che per la prima volta all'inizio del campionato una partita che bisognava assolutamente vincere si è assolutamente vinta, si è vinta contro una squadra che è una diretta concorrente, quindi sono i famosi punti che contano il doppio, perché in qualche maniera hai stromesso il Livorno, insomma. Poi Marcello, considerando che noi fino a 2 settimane fa eravamo penultimi, e adesso siamo comunque in zona play-out, e credo che oramai da qui alla fine del campionato la zona play-out non ce la levi nessuno, nel senso che è il minimo risultato raggiungibile. Non credo che avremo addirittura un disastro di questo genere, e potendo solo migliorare, almeno con questa vittoria siamo in una posizione di non dover
a finire il campionato in maniera assolutamente disastrosa. Sono molto fiducioso per la salvezza diretta perché la squadra è viva. Certo, la mancanza, l'hai già detto tu, di un centrocampista come c'era in un ruolo dove, in un reparto dove centrocampisti non ce ne sono tanti, sperando che Bovo si riprenda, non so chi era ancora infortunato, insomma che ci possa essere una scelta maggiore dell'allenatore. Poi io credo che in questo momento il 4-4-2 sia una situazione assolutamente da tenere in considerazione sempre, perché dà equilibrio e stabilità a una squadra che in questo momento. E poi Marcello, 14.000 erano con il Vicenza, ieri sabato non so quanti, 12.000, credo che con il Modena saranno 20.000, quindi il pubblico sta facendo il 12esimo, il 13esimo e il 14esimo uomo. Intanto l'apertura di immagine insomma ci permette di salutare Gianni Marotta. Buonasera. Buonasera, vabbè, scuse accettate, accolte. Insomma, dicevo già che insomma pagherai pegno poi al termine. C'era Fabregas che mi ha mancato dietro le quinte. Dai, diciamola che era una gag che ci eravamo preparati. Ma questa è una bugia che stai raccontando in maniera clamorosa e spudorata. C'era Fabregas che mi ha marcato, non lo avete visto? Fabregas dietro. Vabbè, d'accordo. Allora, lo spunto di riflessione offerto da Massimo è interessante, perché possiamo dire a questo punto, no, che la vittoria con il Livorno, a meno di clamorosi stravolgimenti, dobbiamo ancora verificarle, potrebbe aver segnato un punto, cioè ovvero evitato la retrocessione diretta, il terzultimo posto, cioè possiamo dirlo. No, prima Enzo e poi Pino Palumba. Enzo, al quale credo che tutti quanti dobbiamo fare un augurio, insomma, fresco nonno, credo che insomma, insomma da nonno, è la tua prima da nonno. Sarà più saggio. Sarà più saggio. Penso. Saluti ovviamente alla Rosa, insomma. Grazie, penso proprio di sì, perché era una partita importantissima, ci ha inserito. No, possiamo metterlo un punto, cioè possiamo dire, con 4 giornate anticipo, forse la retrocessione diretta, che era stata uno spauracchio purtroppo, con il quale abbiamo convissuto per diverse giornate, diverse settimane, l'abbiamo evitato, o ancora dobbiamo frenare? Che ogni settimana ci sono delle situazioni veramente impressionanti sulla Serie B. Cioè, ieri, dopo la vittoria della Salernitana, mi sono messo vicino al televisore per vedere Latina intera. Tutti a gufare. E siamo stati tutti là fino alla fine, quando all'ultimo secondo si è verificato l'episodio contestato del rigore, che non è stato concesso, e giunto il Latina ha perso 2 uomini importantissimi nello scacchiere del Latina. Perciò, e sabato vedi quanti risvolti ti sta riservando la Serie B da 42 a 37. Certamente oggi ci troviamo inserite con 3 squadre a 40 punti, una ce l'abbiamo a 39, è chiaro che la posizione non è favorevole, ma è un'ottima posizione rispetto a 2-3 settimane fa. Il discorso è che noi abbiamo finalmente un asso nella manica, che probabilmente sfugge un pochettino a tutti noi, e si chiama Coda e Donnarumma. Non sfugge. Cose che gli altri non hanno. Allora, tutte le squadre che lottano per la retrocessione non hanno Coda e Donnarumma. Non solo quelle che lottano per la retrocessione, tranne il Pescara, nessuno ce l'ha, secondo me. Neanche, ma io sto parlando delle squadre da 42, perché il Modena ha segnato sul calcio di punizione, è pareggiato a Bari, ma c'hanno delle difficoltà in attacco. Noi non ce l'abbiamo. Oggi chi incontriamo, chi andremo a incontrare, avrà estremamente paura della Salernitana. Ecco, diciamo ancora, per completare questo primo giro, che insomma dobbiamo salutare comunque con soddisfazione questa miniserie positiva, no? Perché Pino, se pensiamo a 5 settimane fa, la Salernitana si guardava alle spalle perché c'era il Como che rischiava addirittura di acciuffarla. Io ho fatto no? un calcolo pure ieri sera, sembra, anche oggi poi approfittando della giornata festiva. Sì, tu poi sei bravo, tu poi dopo... No, ho avuto più tempo per pensare alla Salernitana. Tabelle, tabelline, poi ci allora, noi abbiamo recuperato, nelle ultime 4 partite soltanto, abbiamo recuperato 4 punti al Modena e addirittura 7 al Latina. Quindi questo è un dato impressionante per le squadre che stanno con noi. Non siamo riusciti a recuperare solo
un punto alla Pro Vercelli e non siamo riusciti a recuperare sul Lanciano. Perché il Lanciano, anche se però il Lanciano loro l'abbiamo nonostante, e l'abbiamo alle spalle perché hanno preso la penalizzazione. Nonostante la penalizzazione, è una squadra che continua ad andare. Io sulla prima domanda, che a cui devo rispondere pure io, penso che abbiamo messo un mattoncino importante, il punto no, perché poi in effetti abbiamo un solo punto di vantaggio, ma soprattutto abbiamo due scontri diretti da brividi. Da brividi perché l'Ascoli è una squadra che sta andando bene, anche se sembra questo non è statistico, è un dato di fatto. L'Ascoli nelle ultime quattro partite in casa ne ha perse tre. Sì. Tre subendo anche, molti gol. Ha vinto solo col Cagliari e ha perso con Avellino. Vabbè, se non li ricordiamo. Viceversa, fuori casa ne ha vinte due. Il problema è che le squadre che stanno leggermente sopra noi, se io ho riflettuto su un dato di fatto. Però ora rimaniamo sulla parte. La seconda parte finiamo. La dedichiamo ai campi. No, però fammi finire. Non è una considerazione statistica, è una realtà. Pro Vercelli, Ascoli e Vicenza, che stanno a 42, stanno più avanti di noi perché nell'ultimo mese hanno tutti fatto 45, hanno tutte fatto almeno un colpo fuori casa. Questa è la differenza che la Salernitana, a parte Cesena, non riesce a fare. Salernitana che probabilmente aveva, questo era il concetto che volevo dire, uno dei, insomma, questa è la stagione dei rimpianti. Abbiamo avuto un match point a Vercelli gigante, proprio. Assolutamente sì, però io ritornerei ancora sulla partita di ieri, no? Perché credo che debba essere necessariamente il punto di partenza per poi sviluppare tutti i nostri discorsi, come dicevo, dare libero sfogo ai calcoli e ai ragionamenti matematici. La partita di ieri, Eugenio, cosa ha detto fondamentalmente? Ha detto soltanto che la Salernitana può contare su questi due cecchini che sono veramente in questo frangente della stagione baciati da Eupalla, oppure veramente ha anche qualcosa in più oltre a Coda e a Donnarumma, o è soltanto Coda e Donnarumma in questo momento la Salernitana? La Salernitana è principalmente Coda e Donnarumma, e questo onore al merito a Menichini che si è tolto i prosciutti davanti agli occhi e se ne è reso conto. Mi auguro che faccia altrettanto, anche se aveva le attenuanti di assenze altrettanto importanti, perché la Salernitana è anche 4-4-2. Cioè, questa squadra non può prescindere da questo modulo. Sembra che siamo ancora alla caccia alle streghe, allora quando qualche giocatore si permette di dirlo, l'allenatore si rizela. Ci deve essere il bene collettivo, che è il bene della Salernitana. È altrettanto vero che questa squadra, con questo modulo, ha dimostrato di avere purtroppo pochi elementi. Cioè, laddove gli viene meno Ogier, ecco, fa fatica a trovare, fa fatica a trovare un assetto. Ad esempio sabato ad Ascoli. Non a caso Menichini oggi si è già allenato, è tornato ad allenarsi, e le notizie non sono buone. Per quanto mi riguarda non sono buone per due ordini motivi, perché Menichini già ha cominciato a mettere le mani avanti e sta pensando a tornare al 3-5-2 o 5-3-2 a seconda dei casi. Perché non avrà certamente Ogier, perché Bovo, prima Massimo mi pare parlava di Bovo, si è bloccato oggi alla ripresa degli allenamenti. Per quanto riguarda Bovo, la squadra che ha giocato ieri naturalmente ha effettuato soltanto una seduta defaticante, e quindi certamente questo facilita Menichini in un cambio di atteggiamento tattico. Io continuo a dire che decidi di giocare o con Ronaldo, bravo, con Pastrini. Esattamente, in questo momento la squadra non ha bisogno di esperimenti. Io lo sto dicendo da tempo che non vorrei che ci fossero i rimpianti, adesso non vorrei che ci fossero ulteriori esperimenti, perché prima si parlava di dati di fatto, dati alla mano, numeri alla mano. Questa squadra, il 5-3-2, soprattutto se non lo provi, soprattutto se non sai che cosa sono le uscite, soprattutto se non sai che cosa sono le coperture preventive, lo soffre. Hai voglia a dire perché dobbiamo pensare a non prenderle? Ieri Menichini ha detto: abbiamo, meno male, preso 56 gol. Però il problema è che tu comunque soffri, e anche col tandem offensivo, onore al merito di Menichini, che questo è stato uno dei più grandi meriti a cui riconosco a Menichini, che ha capito che Coda e Donnarumma insieme, tandem, cosa che purtroppo era sfuggita a Torrente, perché ha fatto giocare Coda e Donnarumma, ma in un tridente, quindi svilendo un po' la posizione, certo, di Donnarumma. Questo è un merito, però è una cosa completamente diversa il 4-4-2 con Coda e Donnarumma dal 5-3-2 anche con Coda e Donnarumma, soprattutto se non hai spinta. Non hai, soprattutto la Salernitana non poteva giocare col 4-3-3 con Torrente, e non può giocare col 5-3-2 perché non ha gli interni di centrocampo. Eugenio, però la Salernitana ha un grosso problema sabato.
adesso non volermene. Il problema è che la Salernitana non ha un secondo centrocampista da poter affiancare a Mori in un 4-4-2. Secondo me, tu dici che è un errore passare al 5-3-2. Pestrin non può giocare. Ma perché? No, 40 minuti Pestrin e 40 non ha. Diciamoci la verità. Carta, no. Io riconosco a Ronaldo delle doti, adesso magari mi prenderanno per pazzo o per contraddittorio. Riconosco a Ronaldo delle doti balistiche, tecniche, non indifferenti. Però vuoi perché non è in condizione, vuoi perché non hai giocatori al suo fianco, non è in grado. In questo momento in cui devi accelerare, non è in grado di tenere il passo. Allora già ieri, e preferisco puntare l'indice ieri che si è vinto, già ieri io nel momento in cui metto Pestrin, non so se siete d'accordo. Allora, ieri Pestrin 40 minuti ieri, diretti, secondo dai, me non ieri, esagerare. Eugenio, ieri non hai avuto difficoltà col 4-4-1 che abbiamo fatto, perché per due motivi. Il Livorno è veramente per due motivi. Primo, perché Zito ha fatto una grossa partita da interno sinistro, non andando da esterno sinistro. Ha fatto veramente forse la migliore partita da quando gioca con la Salernità. E secondo, perché l'allenatore del Livorno ti ha dato una grossa mano quando ha schierato praticamente un 4-2-4 e quindi praticamente ha perso quella superiorità al centrocampo che aveva avuto, e là ti ha dato una mano enorme, perché tu sulle fasce eri molto ben chiuso con Gatto e Zito e vediamo cosa ne pensa Faccenda di questa disputa tattica che si è accesa tra Eugenio Marotta e Pino Palomino. Non è una disputa tattica, abbiamo detto le stesse cose in maniera diversa. Stranamente sono d'accordo con Marotta. Questo perché mi preoccupa. Abbiamo detto le stesse cose in maniera diversa. Io ti ho detto che secondo me è un rischio giocare col 4-4-2 schierando Ronaldo per Sina. È un rischio che devi correre, perché non hai proprio i giocatori per giocare col 5-3-2. Prego. No, non lo provi, non fai le uscite. Non c'è niente del 3-5-2. Vabbè. Allora, accertate che questo 3-5-2 non abbiamo gli uomini che possono effettuare gli giocare esterni, con questi non niente, ce l'hai niente. Non ce l'hai per niente, di conseguenza tu ti vai ad adattare a un modulo che non confà con i calciatori a disposizione. Chiuso questo, perché hai delle difficoltà inevitabili, devi inventarti qualcosa dei giocatori che hai a disposizione. L'unico che può sostituire Osher e Pestrin, inevitabilmente non ne abbiamo una staffetta, altri. Pestrin non ne 40, abbiamo altri. Non altro diciamo che nel contesto della gara, con l'aiuto di Zito, che invece di giocare con quella propulsione e quella determinazione che poi va in mancanza di ossigeno, deve misurare, ma tu ci devi chiedere più un appoggio verso il centrocampo perché giochi fuori, che in proiezione offensiva. Se riesci a capire questo, quella cerniera tu la puoi effettuare tranquillamente, non vai a smuovere gli accorgimenti tattici e riesci a tenere una squadra equilibrata. Ecco, ad adiuvandum rispetto al discorso che facevamo, non so se siete d'accordo, però insomma è una mia opinione, quindi resta mia. Quando si gioca a 4, anche il tanto vituperato e contestato Franco riesce a tenere la posizione. Beh, perché è coperto davanti. Nel momento in cui gioca a 5, Franco sta sempre a metà tra la parte. La fase difensiva, e da quella parte la Salernitana sistematicamente peccato. Invece, quando Franco gioca almeno concentrato e non commette errori in quella. Non dobbiamo fare un errore clamoroso. Il Livorno è davvero. Vabbè, ma non è contro il Livorno, perché anche in altre partite la Salernitana ha dimostrato. No, nel senso, a proposito di Franco, cioè Aramo poi i centrali del Livorno, disposizione tattica, mentalmente. Però tu devi riconoscere che le squadre da 42 a scendere sono quelle. Cioè la Provercelli, non è tanto quando si blocca uno come a Mammarella, vabbè, Budel. Ah, è una cosa obbrobbiosa guardare la Provercelli con Budel lì in mezzo. Cioè tu puoi giocare con un Ronaldo alto livello. Un centrocampista della Provercelli. Cioè, diciamo la verità, noi abbiamo dei problemi, ma gli altri ce l'hanno come noi e quando noi. Posso dire una cosa, e sembra che è una contraddizione. Io continuo a dire che il problema non è che non abbiamo gli uomini per fare il 3-5-2, e ve li declino. Il problema è che non si è provato, il problema è che non puoi provare adesso un modulo che la squadra evidentemente digerisce male. Volete sentire il mio 3-5-2, che tra l'altro probabilmente potrebbe seriamente essere quello che andrà in scena sabato al Del Duca? I tre centrali, Bernardini,
Empereur e Bagadur. Se Empereur non sta bene, Tuia, tu i tre centrali ce l'hai. Esterni, Ceccarelli si è delitto di resa maestà. Ceccarelli delitto di resa maestà. Colombo sulla destra. Franco non sta bene come esterno. Rossi, che ha dimostrato che da quinto a sinistra fa meno male. Dai, che Vercelli ha fatto io male. Io sto dicendo come alternativa a Rossi. Il centrocampo tanto vituperato. Ronaldo centrale, Moro mezzo alla destra, Zito mezzo sinistro. Gli uomini ci sono, signori. Il problema è che possono esserci gli uomini, ma se tu non li alleni a fare un modulo. Signori, ma Conte, quando ne abbiamo preso quattro ceffoni all'Allianz Arena, provando un modulo che non aveva mai provato, ha detto, Conte, non l'ha detto Eugenio Marotta, ha detto che per provare un modulo, per cambiare modulo, ci vogliono mesi e mesi. Parliamo di giocatori della nazionale. Poi può darsi che abbiamo dei giocatori da internazionale. Il problema è che Menichini ricorda, e questo è il grave errore, la Lega Pro. La facilità con la quale l'anno passato. L'anno scorso tu con 5-3-2 hai vinto le migliori partite. Ma l'anno scorso eri in Lega Pro. I giocatori erano più o meno gli stessi. Sì, per la Lega. Ma gli avversari erano diversi. Lo so. Gli avversari erano diversi. Basta, se tu sbagliavi 30 volte con Franco, 25, ti graziamo. Siamo d'accordo su questo. A Perugia Franco ha sbagliato una diagonale, ti ha fatto male, ha fatto il primo gol. La differenza è qui. È unico. Ne ha fatto un altro contro la Vela. Pensare di poter fare lo stesso che facevi l'anno scorso in Lega Pro, questo è un grave errore, perché la Lega Pro è diversa dalla Serie B. Viva Dio. Secondo te, Massimo, in questo momento Menichini... Ma io credo, Marcello, che noi abbiamo... Che vinca o che perda, non è che mettiamo sempre Menichini sul banco degli imputati e lo impalliniamo, no? Sembra che Menichini... Lo impalliniamo a prescindere, cioè, viva Dio! Sembra che quando si perde è colpa di Menichini e quando si vince è merito della squadra. Li conosciamo. Ovviamente la verità spesso sta nel mezzo. Perché altrimenti mi pare quasi come... Il problema è questo, che siccome tu abbiamo già per certo... La defezione di è preventiva. Io credo che in questo momento, onestamente, Ronaldo, come dice Eugenio, sarà un grande palleggiatore, avrà visto palleggiare a Piazza della Concordia, non lo so, però non è un giocatore in questo momento affidabile, secondo me, assolutamente. Certo. Non credo che non possiamo far sostenere una partita a Pestin, che era addirittura probabilmente il faro del centrocampo all'inizio campionato per tutto il centrocampo. Io credo che Pestin a 40 minuti alla fine sabato scorso era proprio oro che colava, cioè proprio il giocatore, proprio quello che dovrebbe fare un giocatore di 40 anni quasi di una squadra, gli ultimi mezz'ora, 40 minuti, quando c'è bisogno di randellare e rallentare a centrocampo, quando c'è bisogno di portare di grinta, di personalità, perché poi grinta personalità, Pestin non è da vendere, è un giocatore che comunque ha una carriera alle spalle non indifferente. Credo che una partita ad Ascoli la possa sostenere tranquillamente, altrimenti se il calciatore non è valido per sostenere una partita non dovrebbe proprio far parte della compagine. Ma questo perché? Perché a questo punto, nel momento in cui bisogna cercare di fare punti e non guardare né la bellezza né la concretezza di una squadra, la persona di esperienza che non è Ronaldo, che in prestito l'anno prossimo non ci sarà più, bellissimo, ma uno come Pestin, che comunque è attaccato a Salerno, su questo metto le mani sul fuoco, assolutamente attaccato sia a Salerno che alla Salernitana, farà di tutto e giocherà sicuramente con il sangue agli occhi. Così come un'altra differenza importantissima di sabato scorso è stato, secondo me, un impegno diverso, non perché le altre partite non ci sia stato impegno, un impegno più cattivo agonisticamente parlando, una voglia di vincere più intensa, più forte di altre partite. Questo non significa che non avessero voglia di vincere, perché chi è stato calciatore, chi fa sport, sa che ci sta la differenza nelle motivazioni, ci sta la differenza anche probabilmente in quell'agonismo qualche volta esasperato, ma sempre agonismo, che ti porta a vincere delle situazioni difficili. La lucidità mentale, io credo che ad Ascoli bisogna andare con quella giusta cattiveria di quella ultima spiaggia, perché comunque anche col Como in casa sarà ultima spiaggia, cioè, devono essere tutte e quattro partite da ultima spiaggia. L'atteggiamento. E sicuramente, Marcello, io sono d'accordo con Eugenio, la cosa non va stravolta, ci vuole il 4-4-2, ma per una questione di praticità. Intanto, proprio perché, insomma, come dicevo in precedenza, non mi va a prescindere di impallinare Menichini per gli errori fatti e per quelli che potrebbe compiere. Insomma, diamo insomma merito al tecnico. È chiaro, sulla vicenda Coda, in occasione della partita di Vicenza si è detto e si è scritto tutto. Non abbiamo la controprova, cioè non sappiamo se con Coda in campo la Salernitana
avrebbe vinto contro il Vicenza, considerato anche un po' l'andamento della partita. Di certo, ieri, riproponendo Coda Donnarumma e molti giocatori che ha fatto in qualche modo riposare contro il Vicenza, si è vista in campo una squadra che aveva tonicità rispetto all'avversario. Era quella di ieri, lo ricordiamo, la terza partita in 8 giorni, e credo che qualcosa sotto questo aspetto la Salernitana, il Livorno rispetto alla Salernitana, ha pagato. Ascoltiamo Michi. Beh, c'erano dei giocatori che rientravano dopo tanto tempo. Davide Moro si è allenato poco perché aveva avuto questi problemi alla schiena, quindi ci stava che poi qualcuno, Zito, ha preso un colpo. Non era un problema muscolare, ma comunque durante la partita mi ha dato disponibilità che poteva continuare. Poi c'è stata l'espulsione di Ogier, chiaramente, che in quel momento ci ha messo un po' in difficoltà, in inferiorità numerica, dove l'avversario, essendo sotto, voleva a tutti i costi cercare di rimontare. Quindi siamo stati bravi a serrare un po' le fila, a soffrire e a portare a casa 3 punti che sono fondamentali per il nostro proseguo del campionato. Come sapete, sono abituato a valutare di domenica, di giornata in giornata, e dobbiamo cercare di ottenere il meglio. Andiamo ad Ascoli, ci prepariamo bene, dobbiamo ottenere il massimo, poi vediamo questo massimo quale sarà in base a quello che riusciremo a esprimere, perché se ci esprimiamo bene e facciamo gioco possiamo dire la nostra. Se invece andiamo lì passivi, buttiamo via palla, diventa molto molto difficile. Sì, Ogier, sapete, insomma, è un giocatore che fa quantità e buona qualità, un giocatore importante per noi. Mi dispiace perché in quel modo ho visto entrare a scivolata, insomma, l'ho detto anche all'arbitro, pensavo che un giallo poteva essere la sanzione giusta, invece come ho visto il rosso diretto sono rimasto. Come? E quindi in quel momento, chiaramente, rimanere in inferiorità numerica con un avversario che cercava di riaprire la partita, insomma, c'è stato da patire, ma la squadra. Allora, intanto pregherei la regia, guidata questa sera da Peppe Maglio, di posizionare l'Ampex sul fallo compiuto da Ogier, perché insomma c'è una discussione aperta sulla natura del fallo, sulla sanzione da in qualche modo applicare a quell'intervento di oggi. Intanto diamo un po' di spazio anche agli amici da casa. Intanto, Enzo, leggevo prima sulla nostra messaggeria telefonica, ma anche insomma sul nostro sito web, ti fanno i complimenti per le grandi condizioni di forma. Insomma, evidentemente anche tu sei allenato allo stesso preparatore atletico della Salernitana, che credo abbia fatto miracoli nell'ultimo periodo, restituendo a questa squadra grande verbo, perché dicono all'altezza di Parco Arbostella ha inseguito e preso al volo il pullman tra lo stupore, non capisco perché, normale, di tantissimi tifosi che lo hanno applaudito. Addirittura c'è stato una stella, è vero, c'è stato proprio un applauso, sì. una prodezza di Enzo Faccenda, che ricordiamo quando era insomma nella vita precedente arbitro di grande prestigio, e aveva proprio nella capacità atletica, così mi raccontano, io non ho avuto la fortuna, aveva proprio nella capacità atletica, Pino Palumbo può testimoniare la sua caratteristica, era già avanti rispetto allo stile, al metodo di arbitraggio per quegli anni, perché era uno che correva molto. Perché dici io non mi ricordo, che vuoi rimarcare una differenza marginale di età? No, e allo stesso tempo dare dell'ottuagenario a Pino Palumbo, non capisco. No, perché ieri invece ti sei vantato di ricordare addirittura l'episodio in cui Gelain ha perso i 3 incisivi in un Salernitana-Empoli del 1982, in cui Marcello Festa... Ero poco più che quindicenne, insomma, anni, se proprio vogliamo essere... insomma, frequentavo con assiduità le gradinate del Vestuti. Allora, qualcuno diceva, beh, complimenti, stasera regolarmente in trasmissione, a differenza del lunedì post Pasquale. Comunque mi dicono Forza Granata, ma anche Nico, cioè no, insomma, non è vero che abbiamo evitato il pericolo della retrocessione diretta, perché a Lanciano potrebbe essere istituito il punto. È chiaro, io faccio questa considerazione non in base alla classifica attuale,
in base a quella che è, mi sembra in questo momento, una sensazione condivisa, cioè la Sedana mi sembra una squadra in salute e guardando il calendario credo che possa fare punti necessari per evitare sicuramente il terzultimo posto. È chiaro, so benissimo che a Lanciano potrebbe essere restituito un punto, però a differenza di altre squadre sembra, mi sembra, insomma non vorrei essere troppo ottimista, ma bisogna esserlo in certi momenti, una squadra che ha le carte in regola quantomeno per evitare la retrocessione diretta del terzultimo posto, poi staremo a vedere. Poi per Palumbo, dico, la partita con Livorno ha detto due cose: la squadra adesso ha veramente quadrata ed è mentalizzata per salvarsi, è quello che in qualche modo sostengo anch'io. Ronaldo non è immedesimato nel modo giusto della situazione, a parte la lentezza appare troppo leggero, mentalmente spaesato, come se il risultato finale della stagione non gli cambierà la vita a differenza di altri. Io dico che non è una questione mentale, è proprio caratteriale. Esatto, lui è così. O sbaglio, Pino? Però io è un giocatore. Cioè, rispetto al discorso che facevamo prima, lo diceva anche Massimo, giocatori pronti alla lotta. Prima dell'infortunio alla Provercelli, non l'ho mai visto giocare. Cioè, l'ho visto in qualche spezzone, qualche gol che ha fatto. Sì, è sempre detto bene, però. Il problema è, lo dissi già l'altra volta in trasmissione, poi rischio di essere ripetitivo, un giocatore che subisce un grosso infortunio al ginocchio, non tutti, purtroppo è un grosso infortunio al ginocchio, riescono a ritornare agli stessi livelli precedenti. Ci sta gente che ci riesce in 6 mesi, gente che ci riesce in 1 anno, gente che non riesce più a tornare sui livelli di prima dell'infortunio. Io non vorrei che questa è un'ipotesi, per carità, certo. Perché poi di fatto Ronaldo dopo l'infortunio ha cominciato a rigiocare a Salerno, perché a Empoli ha fatto solo 2 spezzoni di partita. Però posso fare spezzoni di partita, appunto. Posso spezzare una lancia anche in questo caso? Non è buono. Posso, perché anche lo stesso Coda, vedi, ha impiegato 1 anno, perché Coda si è fatto male a novembre e dopo 1 anno ha ricominciato a giocare sui livelli che noi speravamo. Tant'è vero che pure io cominciavo a avere dei dubbi su Coda. Sul recupero completo. Eh sì. Vabbè, là non ne parliamo, perché se un calciatore non fa preparazione atletica a luglio, qui è diventata proprio una cosa ridicola, una presa in giro per gli sportivi, per i tifosi, che a agosto il giocatore sta facendo i bagni, il 4 settembre deve giocare, qua è diventata una cosa ridicola. Come se non servisse più a lui. Vabbè, allora, c'è stato un passiamo, fatto. Passiamo Enzo, un velo pietoso. L'ha avuto un'altra sfortuna e questa volta devo spezzare la lancia fuori torrente. Quante lance è stata costretta? No, è l'unica, no. È stato costretto a mettere Coda subito perché Eusebi si è fratturato in metatarsa la prima partita di campionato. È vero che io Eusebi personalmente lo rimpiango ancora, perché era l'unica valida alternativa alla grande coppia di punte che teniamo. Per caratteristiche fisiche. Certo. Allora, però dico una cosa, rispetto a Ronaldo, chiedo... Se vuoi giocare a due, a dare via Eusebi, è stato un errore clamoroso. Non ritorniamo su queste scelte, perché... troviamo a 40 punti. È stato un caos totale quest'anno la gestione tecnica della Salernitana. Però dico... Cioè, giochi a due, dai via Eusebi. Lo so, ma nessuno immaginava di poter giocare a due. Non è che ma tu, con Donnarumma, con quale schema vuoi giocare? Non l'ho fatto alla squadra. Comunque, il problema è un altro. Dicevo, rispetto a Ronaldo, però... Io voglio ricordare, Eugenio mi può essere d'aiuto sotto questo aspetto, la partita di Vercelli, Ronaldo ha giocato al primo minuto, a differenza di ieri quando è subentrato, mi pare che a Vercelli abbia avuto comunque sulla partita un buon impatto, probabile, non voglio sotto questo aspetto andare oltre, però dico che forse il giocatore che giocando dal primo minuto riesce a trovare il ritmo partito. Cioè, capito, il centrocampo a 3. Subentrando, ma a parte a 2 o 3, ieri Ronaldo non c'era proprio, cioè non era un problema di collocazione tattica, era proprio un problema di stare in campo. Forse giocando al primo minuto potrebbe anche trovare un rendimento migliore, o sbaglio, cioè ho questa sensazione, perché ieri è stato veramente devastante il modo con il quale ha approcciato la partita, tutti lottavano e lui sembrava che si specchiasse, e questo chiaramente è balzato agli occhi. Secondo me è vero quello che dici, è vero quello che dice anche Pino, cioè è un'aggiunta, ed è anche vero che è un brasiliano. Fa fatica a subentrare, un altro discorso è quando sai che per tutta la settimana prossima ad Ascoli devi giocare, si mentalizza, si concentra di più, e fin quando la benzina poca, onestamente, a Vercelli ne ha avuta, l'impatto con la gara è stato buono. Io dico che tra la fine della giostra tra Ronaldo e Pestrin un giocatore viene fuori.
Allora, poi anche se li devi centellinare, cioè 45-45. Allora, facevano la staffetta Mazzola e Rivero, la possono fare Messina e Ronaldo, insomma. Allora, ritornando all'episodio, perché c'è discussione... irriverente abbastanza è irriverente per la qualità, però fondamentalmente insomma immaginare che uno giochi il primo tempo e l'altro il secondo non credo sia proprio blasfemo. Blasfemo è paragonare a quei due. No. Allora dicevo invece l'episodio di Hojer, perché mi pare, ho letto sia sulla nostra messaggeria qualche messaggio dice no, non è vero, non si può parlare di arbitraggio scandaloso. L'entrata di Hojer su Baiucci, il giocatore del Livorno, è stata molto cattiva, meritava il rosso, ha rischiato di rompergli una gamba. Qualcuno poi dice non è nuovo a queste entrate un po' così sconclusionate, che è un po' una caratteristica dei giocatori africani, quella di entrare un po' a volte in maniera un po' sconclusionata. Sta nettamente in ritardo, è chiaro. Però fortuna che in azione allora, di gioco Enzo, mi fido di te. Lui sta in ritardo. Se lo vediamo. A gambe unite prenderà una giornata di squalifica perché è in azione di gioco e non è a gioco fermo. No, Enzo, credo che Marcello ti chiedeva se secondo te era giusto il rosso. C'è tutta l'espulsione. Sono d'accordissimo. Perché lui sta in ritardo, rispetta la parola, sta in ritardo, ma c'è, guarda l'attendimento, ripeti. Ma poi vedi, c'è il regolamento che parla, vedi piedi che uniti. Ti parla chiaro, lui va a gambe unite, vedi? Cioè, se il calciatore del... c'è quella non ti ripiedi dietro, rischia tanto, gli fa male sul serio, chi si è tirato la gamba dietro? È un brutto fallo, no? Certo. Il rigore è inventato, quindi l'arbitraggio... Allora, la valutazione è un'altra, ci sono stati... Lui era in diffida, ci sono stati lui era in diffida, errori. No scusa Enzo, aiutaci, lui era in diffida. Resta la diffida, resta la diffida. Perché l'espulsione è diretta. Ed è una giornata? Io penso che perché c'è un'azione di gioco. Io ho soltanto paura, Enzo, vienimi incontro, ho soltanto paura, perché Hojer dopo... sia nei confronti dell'assistente sia nei confronti del direttore di gara ha protestato mimando dei gesti con il braccio, cioè, che dicendo... potrebbero essere equivocati. Io credo che non sia stato neanche cattivo, no, io credo che abbia detto rosso per il colore della mia pelle. Anche io ho avuto questo sospetto. Cioè, un altro giocatore forse, insomma... Però, se invece viene interpretato... La mia paura è che il regolamento dice una giornata, però che per un eccesso di proteste potrebbe addirittura aumentare. Questo me lo dite voi, perché io non è che ho avuto la possibilità di vederlo, per visto per televisione la partita, perciò... Eri impegnato... Mi permetto di valutare se poi c'è stato un seguito, è una qualcosa... Però per l'episodio è una giornata, perfetto. È una giornata, Marcello, e poi rimane la diffida. Esatto, però intanto è importante, perché fra due partite c'è il Modena... Però vorrei dire una cosa... Sono ben altri gli episodi dove puntare il dito al calcio di rigore e gli interventi di alcuni falli clamorosi, non fischiati, di altri fischiati che erano veniali. Cioè l'andamento della direzione esagerato. Di gara veramente ti lascia perplesso, perché ma non è solo di Aureliano, proprio una caratteristica un po' di tutti. Cioè noi ci guarda. E qui l'arbitro che l'anno scorso ha fatto Salernitana Benevento ha fatto due partite dirette in Serie A, cioè qua in effetti gli arbitri li prendono e li trascinano là. Non è che devi dimostrare di essere bravo. Oggi è cambiato tutto, perché quel vile denaro che si dà agli arbitri, purtroppo le scelte non vengono fatte più su una valutazione tecnica, è una bravura e un sacrificio dell'arbitro, ma viene fatto sui rapporti, sull'amicizia e su quelle che possono essere pubbliche relazioni. Enzo, non spingerti oltre. No, perché, non vado oltre, però purtroppo dobbiamo già dire... in passato, insomma, devo dire la verità. Della FIGC non vorrei che qualcuno si rinserasse. Marcello, sto dicendo determinate cose che è una realtà. Cioè, quando si attribuisce delle colpe all'arbitro che non è che è in mala fede, no, non sono bravi. È diverso. Non c'è mala fede, questo è quello che voglio far capire. È chiaro. Pino aveva qualche perplessità sull'episodio, sei ancora convinto? Devo dire che forse è stata una delle poche decisioni azzeccate da questo qua, ma fra le altre cose quest'arbitro qua, Enzo, io poi non ne capisco di arbitraggi, mi fido di te e degli altri, io ho molti amici tra gli ex arbitri, mi dicono che quest'anno, a me dicono che invece di arbitrare la Serie B è buono, altre persone,
Io ho delle perplessità, no, i nomi non te li posso fare. Io ho delle perplessità, questo qua sicuramente è tra i meno bravi, tra gli arbitri visti. Serra invece, che tu citavi prima, per me l'ho visto arbitrare pure a Salerno, un grande arbitro. Però il mio giudizio è da osservatore, da tifoso. E dopo che il hai problema, fatto 5 partite in Serie, 8 partite, 10 partite in Serie B, sei già pronto per fare le altre. Ci stanno gente come a Barragani che ce l'abbiamo da 10 anni in Serie B. E poi, ma Barragani se ne voglia bene, su Barragani mi fa dire una cosa. Perché lo devi trascinare? Pino, lasciami tranquillo, lasciami tranquillo. Allora, posso fare l'arbitro? Pino, lasciami tra le volte. Molto spesso, il giorno dopo la partita e anche il giorno della partita, mi piace andare a leggere la cronaca dei colleghi della squadra avversaria. E stamattina su un noto quotidiano nazionale che si occupa del Livorno, io avevo letto la disamina della presentazione della partita in cui si temeva molto il fattore Lotito e gli arbitraggi pro Lotito, perché, cito testualmente, no scusami Pino, fammi finire perché magari è attinente a questo, perché cito testualmente, secondo i colleghi di Livorno, il Livorno è stato depauperato quest'anno, quindi come vedete insomma il discorso, soprattutto delle squadre che lottano per non retrocedere, è sempre comune, hanno tutti di che lamentarsi, il Novara non so quante ne ha fatte, ha presentato dossier e quant'altro. Stamattina sono stato altrettanto curioso di andare a leggere quello che scriveva l'ottimo collega, e non solo ha fatto mea culpa dicendo che il fattore Lotito non solo non c'è stato, ma che il Livorno deve soltanto insomma leccarsi le ferite per una sconfitta assolutamente meritata, perché il rigore è stato inesistente e generoso. Il Rossogeri, il collega che l'ha vista insieme a noi, eravamo poi in sala stampa, io ho collegato, ha detto, mi è rimasto impresso, ha detto probabilmente al regolamento c'era, ma 50 arbitri su 60 sotto quella curva a 20 minuti, a mezz'ora da là, non lo tirano mai fuori. Credo che questo sia. Ecco. E poi a proposito di ammonizioni, scusate, ma ieri sulle ammonizioni per la prima volta ci sono state due ammonizioni. Cioè, mi pare che forse più sulla gestione dei falli tattici. Massimo, Massimo. Una cosa, voglio anche il conforto di Enzo. Se dando per scontato, perché altrimenti è inutile che andremo a usare, dando per scontato la buona fede degli arbitri, credo semplicemente che le squadre che stanno in zona di retrocessione si lamentino di più e più facilmente. Perché? Perché vinciamo di meno, perché noi non stiamo a lamentarci tanto di un arbitraggio di ieri, perché abbiamo vinto. Se avessimo pareggiato penso avremmo fatto delle... No, io pensavo che volessi dire anche un'altra cosa, Massimo. Allora, che è successo? Che sei inficiato. Noi siamo, sì, ma noi siamo, per esempio, più tartassa per un motivo molto semplice. Ah, perché la squadra avversaria attacca molto di più, quindi ha più possibilità, per esempio, che ne so, di avere un rigore, avere dei vantaggi, tra virgolette, arbitrare in più. È una logica di cose, seguendo una casistica barra statistica di le squadre più forti alla fine. È chiaro che la squadra più debole ha più azioni contro e quindi non è una domanda questa, è una sana riflessione che io lascerei così, senza ulteriori commenti, piuttosto proprio per ricordare a Eugenio Marotta, che prima si beava delle sue letture livornesi, dice: Marotta, sei un antimenichiano, che c'entra il mondo se Franco dorme sul gol preso a Perugia? I gol si prendono sempre su errori dei singoli, vedi Terracciano, vedi i Bagaduri in casa con il Latina, che c'entra il tecnico di Ponzacco? Marotta non ha possibilità di replicare a questa precisa accusa del nostro amico da casa, per la gioia per di dovere festa. Di ospitalità, ci mancherebbe, andiamo in pubblicità e poi ritorniamo ad occuparci del momento della serata, soprattutto di quello che saranno le prossime partite. Bene, seconda parte di Zona Mista, ci siamo abbastanza dilungati su quello che è stato, cerchiamo di capire anche quello che sarà a cominciare da sabato e partiamo subito dalla classifica, l'abbiamo accennata, io vi ho in qualche modo anche frenato perché spingevate molto per dare libero sfogo a tutte le vostre congetture, i vostri calcoli, le vostre tabelle, soprattutto Pino Palumbo che diciamo quando arriva, si arriva in questo momento della stagione, la Salernitana comincia ad avere qualche problemino, vuoi che debba lottare per vincere o debba lottare per evitare la retrocessione, lui è specialista in tabelle, speriamo che poi dopo ci prenda perché è fondamentale la sua previsione. Vediamo intanto da che punto ripartiamo, mancano come tutti quanti sanno ormai 4 partite alla fine, il Crotone è a un punto dalla promozione diretta, ora il Crotone gioca, e lo vedremo dopo, venerdì a Modena.
E poi ospita il Lanciano, no, il ospita un'altra squadra, non ricordo, ma comunque ospita, mi pare il Lanciano, quantomeno una squadra in lotta per evitare, o il Latina addirittura, ospita il Latina, ospita il Latina. Quindi il Crotone mi auguro che intanto faccia risultato a Modena, e poi non penso proprio che il Lanciano voglia... dopo Avellino va a pescare. No, ospita il Latina, ho ricordato, ospita il Latina. Quindi Modena e il Latina nelle prossime due partite del Crotone. È vero che deve fare un punto, però non credo che sbraghi, anche perché vuole vincere il campionato. Comunque, questa è la situazione, la fotografiamo, mi aggiornano sul risultato Novara-Perugia 1-1, questo significa che il Perugia, nonostante sia a 51 punti, ha ancora voglia di giocarsela, e questo è un dato molto importante, speriamo che sia così fino alla fine, perché alla penultima ospiterà la Pro Vercelli. Pino, tu sei specialista in questa casistica, ci aiuti in qualche modo a districarci tra i meandri? Qualcuno dice a 48 c'è la salvezza, poi ascolteremo Colombo che dice a 48 ci si salva direttamente. Tu non sei propriamente convinto. 48 ci potrebbe essere ricorso alla classifica russa, come dicevamo all'inizio della trasmissione. Questo è il grosso rischio. Indubbiamente dipende dal comportamento di quelle quattro squadre che stanno più o meno nel mezzo. Avellino, Ascoli, Ternana e Perugia. Perché loro devono incontrare quasi tutte le squadre che devono... Brescia lo consideriamo ancora in corsa? Certo, a 54. Tre punti di distanza. Però scusami Pino, perché dici Avellino, Ascoli, Ternana e Perugia? Perché c'è uno spartiacque. Io credo che Avellino, Ascoli e Ternana, sebbene siano virtualmente salve, Però sono vicinissime. Però ancora devono fare punti. Ho capito, salvezza. Però dovrebbero crollare. No. Il Perugia no, il Perugia è già salvo. Vabbè, ma dovrebbero letteralmente crollare. Cioè, in questo momento, se Avellino, Ascoli e Ternana andassero a fare i play-out, che se diretta è impossibile, sarebbe una sorpresa enorme. Potrebbe essere, devono perdere tutte e quattro le partite. No, però credo che tra queste tre e il Perugia c'è una differenza. Sì, sono d'accordo, vabbè. Ma dipende molto. Ci sono due o tre partite chiave del campionato, a mio avviso. Prima di tutto le due che giocherà il Cagliari ancora, con cioè una con noi e l'altra l'ultima giornata contro la Pro Vercelli, quindi sono due partite chiave. Poi un'altra partita chiave è Perugia-Pro Vercelli, e l'altra partita chiave secondo me è Lanciano-Avellino, tra le squadre che non lottano, evitando gli scontri diretti. Poi ci saranno ancora alcuni scontri diretti che saranno ancora più decisivi, super decisivi, come i nostri due prossimi. Io penso che la sera del 7 maggio la classifica sarà molto più delineata e più definita, perché nelle ultime due partite ci potrebbero essere risultati più prevedibili, diciamo così. E quindi, secondo me, i calcoli bene si fanno. Dopo, io penso che a 45 si rischia di retrocedere. Direttamente. Tra 47 e 48 si rischiano i play-out, 49 è sicuramente salvezza. Su questo non ci sono ombra di dubbio. Io sono assolutamente concorde. Noi, ricordate, fino a qualche partita fa, qualche trasmissione fa, dicevamo che la quota salvezza si era abbassata rispetto ai 50 punti ipotizzati all'inizio stagione. No, perché all'inizio stagione si diceva a 50 c'è la salvezza. Probabilmente, sicuramente credo che a 49 ci sia la salvezza. A 48 c'è il rischio di arrivare in tre, e lì scatterebbero classifica avulsa e play-out. Sì. Quindi sotto questo aspetto diciamo che paradossalmente proprio la striscia positiva della Salernitana ha determinato un innalzamento della quota salvezza, perché insomma ora tutti quanti sulla spinta della Salernitana stanno... Io non credo che con tutte queste squadre, con i risultati incrociati tra di loro, ce ne possano arrivare tante a 48. Cioè, secondo me a 48 ci sta la salvezza, perché ci può essere la salvezza, perché comunque ci stanno scontri tra di loro, quindi non dobbiamo pensare che tutte e quattro con queste quattro partite tutte le squadre che stanno dal Lanciano a salire sopra possano arrivare a 48, perché per esempio già Modena e Salernitana si incontrano tra di loro, già Latina e cioè ci stanno degli scontri anche tra di loro, che quindi o ci arriva uno ci arriva l'altro. Cioè, ci possono arrivare tutte quante a 48, voglio dire. Cioè, tre... Però non dimenticate Massimo che noi dobbiamo ancora individuare in questo discorso la terzultima. Cioè, il problema è che bisogna intanto individuare la terzultima. Il problema lo sai che cos'è? Che il Lanciano non lo individuiamo, perché è una squadra che sta in forma, e su questo sono d'accordo. Ma anche Marcello ha il calendario più facile di tutti. Allora, Massimo, se vogliamo fare un discorso di calendario, il calendario più facile ce l'abbiamo noi. Facciamo un discorso di calendario. Massimo, perché andiamo. Soffermando solo alla partita che ha pareggiato col Cagliari, il Lanciano. Ma il Cagliari camminava.
Sì, perciò, camminava, appunto, quindi voglio dire, il Cagliari, cioè, non correva, camminava, cammina oramai il Cagliari. Se facciamo un di discorso, conseguenza, quelle dovevano, Enzo, vincere la, bravo, partita. Enzo, se facciamo un discorso solo esclusivamente di rinnovare, di nazionale, non delle partite in campo, noi abbiamo tre partite in teoria che dovremmo vincere tranquillamente, cioè col Modena in casa, con il Cagliari fuori casa e col Como in casa. Modena e Cagliari, facilmente. Sto parlando sì, semplicemente, se facciamo un discorso logico e non di, cioè, di motivazioni e non di... Dico, e vi spiego perché. Perché per il Modena devi o vincere o dentro. Vabbè, è chiaro. E quindi devi vincere per forza. Con Cagliari, allora, ci arrivi là che stanno festeggiando. Dovrebbe essere già salva, e quindi si è visto in passato che può essere. E col Como in casa. Vabbè, ma se la Setana fa 9 punti, come, esatto, 9 punti è salva. Io ti sto dicendo quello che è sulla carta, ovviamente. Siccome ci stanno, oltre che per la Setana, anche per altre squadre, discorsi, scontri tra di loro, credo che... Addirittura si potrebbe permettere anche il lusso di perdere una partita. Allora, Enzo ha frequentato l'ambiente di Cagliari, io l'ho frequentato come medico sportivo. Cagliari è un campo che per la Salernitana è molto ostico, molto molto ostico. Poi, senza noi, dire quello che è noi facciamo come... Ma lo saranno tutti quanti, toccando ferro, che significa ci abbiamo questo? Perso la Serie A a Cagliari, perché la partita è decisiva per noi. Ho capito, quella. Ma il Cagliari stava giocando pure nulla la Serie A. Ma il Cagliari poteva passare pure il pareggio, però lo sa. Mica non ce la giocavano. Vedi, quando andremo a Cagliari, della valutazione, abbiamo una grossa fortuna che da 42 a 36, perché io inserisco anche ancora il Livorno, 36 a 42 c'è un numero di squadre che non solo hanno delle difficoltà di scontri diretti, anche Livorno, si vede che ci sono ancora due posti, ma come fai a tirare, non perdi a Cagliari, sta ancora dentro. Tu lo sulla come carta, valutazione lo tiri fuori, perché però attenzione, non, no, c'è io dentro. Vorrei tirarlo fuori per un semplice motivo, perché se non sbaglio, se vediamo il prossimo turno, il Livorno la prossima c'ha due scontri, c'ha il Cagliari, e se dovesse fare bottino pieno col Cagliari, e poi è capace che il Cagliari al Santeria, no, vabbè, non gioca un'altra partita, no, gioca un'altra partita, però di 4 punti, appunto, in Serie A. Appunto, il Cagliari ha bisogno di 4 punti, se tu 4 punti, se però continua a fare il risultato il trama, altrimenti anche fare il risultato il trama, fermalo il trama, speriamo che non si fermi, no, soprattutto sabato. Io intanto sto dicendo che il Cagliari, che ha ragione Enzo, camminava, il Lanciano però doveva vincere, perché la traversa ancora trema, ha letteralmente dominato, e non ha dominato solo col Cagliari che camminava, sta facendo un signor campionato. Ma anche noi dobbiamo vincere con Lanciano, se guardi il primo tempo, però, cioè, le partite sono fatte però io dico, ma può valere una volta il Lanciano, scusate, gli hanno tolto 7 punti, signori, puntavate qualcosa sulla vittoria dell'Ascoli a Terni? No, io penso però che una partita dove la Ternana che si gioca la sicurezza matematica perde una partita ancora, in quel modo, perché sta ancora in difficoltà a 45. Io personalmente, dentro nel vivo del discorso, personalmente io sono molto preoccupato, perché ho visto un Modena veramente in gamba contro un Bari, Italia, che sì, ha fatto Arachiri, Camplone e quant'altro, ma il Modena visto al San Nicola è una signora squadra. Il Massimo giustamente diceva, sulla carta dobbiamo vincere, ma io credo che Salernitana-Modena sarà la partita della salvezza. Bravo. Sì. Quella sarà la partita. Hai centrato proprio in pieno. Sì, ma la partita della Modena è la partita della salvezza, perché hai vinto la partita con Livorno. Altrimenti quella non era scontata. Quella è la partita della salvezza. Però quella è la partita della salvezza. Allora intanto sentiamo... Modena, scusami, sta giocando meglio, perché da 3 settimane ha un allenatore. Ha cambiato allenatore e ha messo il giocatore. Ha un allenatore. E ha messo i giocatori, Pino, e lo sai benissimo, ha messo i giocatori nel loro ruolo. Ho detto ha un allenatore, non ha cambiato allenatore, ho detto apposta un allenatore. Allora vediamo cosa ha dichiarato al tema della partita, proprio insomma su questa vicenda Colombo, a dimostrazione che le tabelle non le fanno soltanto i tifosi, i giornalisti e le trasmissioni, ma le fanno anche i calciatori, insomma, nel chiuso dello spogliatoio. Ascoltiamo Colombo. Oggi era troppo importante vincerla, si è visto che eravamo carichi fin dall'inizio. Abbiamo affrontato bene la partita, siamo stati fortunati ad essere passati in vantaggio, però abbiamo continuato ad attaccare, non abbiamo fatto come abbiamo fatto in passato qualche volta, ci siamo un po' chiusi dietro per la paura. Oggi siamo un po' liberati delle ansie, un po' delle paure, quindi devo veramente fare complimenti a tutti i miei compagni, perché oggi era stata veramente una vittoria importante. Io sì, l'ho fatto, mi sono fatto la tabella a casa, come penso tanti di voi. Sì, vabbè, lo so, però si fanno. Io sono pessimista,
Secondo me ancora 8 punti servono. 8 punti. 48 c'è la salvezza diretta. Salvezza diretta? Sì, sì, diretta, diretta, diretta. L'obiettivo è quello, ragazzi, poi quello che se viene. Allora, 48 punti, insomma, secondo Colombo, ma fidiamoci, insomma, probabile che loro... Speriamo che abbia ragione, dai. Sì. E comunque, Nico dice, secondo te, insomma, se i buoni uffici di Fabiani in quel di Ascoli potrebbero favorire un pareggio, a noi andrebbe bene continuare il flotto di Chi l'ha detto positivo. Questo, Marcello? Nico. Nico non sa che non ad Ascoli sa. Fabiani non è a tutt'altro che buoni uffici, no, anzi... Beh. No, lo stanno ancora aspettando. In vista delle sfide in casa, allora consentirebbe di chiudere definitivamente il capitolo servizio. Nel senso, lo stanno ancora aspettando perché lo contestano per quello che è stato il periodo in cui è stato Ascoli, sportivo. Però sai che potrebbe succedere? Che se a metà secondo tempo si sta sul pareggio, magari loro si guardano il pareggio, a noi tutto sommato conviene. Questo potrebbe succedere. Sì, l'Ascoli può giocare su due risultati, dai. E arretrano i baricentro di Spontanea. Allora, vediamo il prossimo turno, questo per chiudere il quadro. Fermiamoci al prossimo turno, non andiamo troppo oltre, perché poi veramente rischiamo di perdere la bussola, insomma, è meglio... Troppe combinazioni. Sì, troppe combinazioni, perdiamo letteralmente la testa. Allora, Modena-Crotone, questo lo dicevo prima, al Crotone manca un punto, è vero, cioè, vabbè, ma lo può prendere in casa. Io credo che il Crotone però sia una squadra che, a differenza del Cagliari, che sta, come diceva Enzo Faccenda, camminando, non ne ha più, il Crotone vuole vincere il campionato, non solo vuole andare in Serie A, ma vuole anche chiudere al primo posto. E no, quindi... ti posso dire un'esperienza mia con sì. Delio Rossi, la di Delio Rossi. Noi vincemmo... Ah, non me la fassi tu e Delio Rossi, no, voglio ben detto. Delio Rossi sta a riposo, ma è maledita vecchia. No, ma non è l'anno di Delio Rossi. Parlami oggi. Che la gente si scorda i personaggi importanti. Allora, l'anno che vincemmo il campionato, non diciamo così. Allora, l'anno che vincemmo il campionato, non tanto da parte sua, cioè di quel nome che Enzo non vuole sentire. No, ma non è che... La squadra... Le ultime partite non volle regalare niente a nessuno perché volevano dimostrare fino alla fine che erano i primi in classifica. È vero, tanto è vero che noi mandammo giù il Monza e Foggia, senza non si ricordava. Non mi ricordo. 4-1 con Monza e Foggia. Ma come vai a dire il giocatore, mi raccomando, rilassatevi. Il rilassamento potrebbe essere implicito. Viceversa, da parte della prima in classifica c'è la voglia di dimostrare di essere la migliore. Questo è il discorso, di non perdere. Vediamo il prossimo turno. Vediamo qua al prossimo turno, perché dicevo, speriamo che il Crotone, insomma, affronti la trasferta di Modena, non avrebbe motivo per non farlo, con grandi motivazioni, visto che le manca ancora un punto. C'è Ascoli Salernitana, Brescia-Vicenza, occhio perché Vicenza si è un po' complicato la vita perdendo in casa, no? E il Brescia si giocherà ancora le sue carte per centrare i playoff. Poi non facciamo previsioni oltre, manteniamoci a questa giornata. E quindi poi c'è Cagliari-Livorno, c'è Latina-Spezia, altra partita. Questa è una partita delicata. Delicatissima, perché lo Spezia... Per entrambe, perché lo Spezia non ha molti punti di vantaggio sulla nona. E deve fare risultati. Due o tre. A secondo Perugia-Bari, vabbè. Trapani-Novara, vabbè. Entella-Pescara, vabbè. Lanciano-Avellino, occhio, perché l'Avellino a 45 punti non è tranquillo. Questa è una delle partite chiave. E deve fare risultati. Per la quota. Qui ha ragione Pino. Questa per è la quota salvezza è una delle partite chiave. Ma poi chiave. È una tradizione favorevole all'Avellino. No, ma è una partita chiave per la quota salvezza di tutte poi, perché si può alzare o abbassare. Perché se Lanciano non vince 48, si può fare la salvezza. Se Lanciano non vince. Se l'Avellino fa risultato a Lanciano, sono d'accordo, poi si abbassa la quota. Anche perché l'Avellino, come ha detto Eugenio, se perde poi si trova col fiato veramente con tutte le squadre sul collo. È vero, poi dopo, psicologicamente sarà facile. Sì. Comma, però. Però arrivi a 48, poi a due trasferte in gioco. Comunque vai in difficoltà, non può andare a Lanciano a giocarsi la partita così, tanto per. Poi c'è Como-Ternana. Però il Como, insomma, non è che sta... Ma infatti io mi auguro che e c'è l'ultima è andata. Però Como Pro Vercelli, voglio dire, la Pro Vercelli che noi avremmo dovuto affrontare la settimana successiva, ha scippato un punto a Como. Cioè, il Como non la sta facendo, anzi onore al merito ai Comari. Poi immagina Cuchi all'ultima giornata a Salerno. No, per dire, Como Ternana, adesso tutti a dire, come direbbe Enzo, cioè scontata la vittoria della Ternana. Non è detto. Così come ci auguriamo che invece sia scontata la vittoria di Cesena
sulla Provercelli, se il Cesena vuole ancora noi facciamo pronostici basandosi su dei valori che sono oggettivi, perché è chiaro che nessuna partita è prevedibile, è chiaro che Lecce andò a vincere 3-2 a Roma tanti anni fa quando la Roma doveva vincere lo scudetto, voglio dire. È chiaro che noi ci stiamo basando su quello che quello che ha detto sulla logica. Allora, ogni partita, ragazzi, è chiaro, però, che è una partita a sé, vedete, ci mancherebbe altro, non ha un grosso organico, c'era inferiore al nostro. La Ternana è stata molto ben guidata fino adesso, secondo me. Poi adesso i valori tecnici della Ternana non sono enormi, specie in difesa, è una squadra che soffre tantissimo. E basta vedere, molto la sta salvando Falletti. Poi è chiaro, quando la difesa fa gli errori che ha fatto sabato, che ha visto pure Enzo, è un po' sfortuna, ci sta, perché hanno preso un palo e poi sulla controbattuta hanno preso gol, più o meno come noi. Perde la partita, non è che la Ternana... La Ternana è una squadra che all'inizio del campionato era ultima, ma c'erano anche i punti di penalizzazione? No, nessuno. Era ultima, perché il valore della Ternana non è tantissimo, alto, secondo me, come gruppo. È una squadra che sale al di sopra delle sue possibilità, secondo me. Non è più forte di noi, secondo me. No, non solo, ma gioca anche con 16 giocatori, perché ricordate che in organico c'è Santa Croce e Troianiello, che Roberto non usa. Ma mi pare che l'ultima l'ha fatto Troianiello. No, Troianiello ha fatto 7 minuti fino a ora. Ieri non è entrato. Pino segue con attenzione il campionato della Ternana, quindi mi fido ciecamente di quello che dice. Ad Ascoli, allora, insomma, la partita, ritorniamo di nuovo al discorso iniziale, ovvero il prossimo impegno, perché insomma l'Ascoli all'andata a Salerno non destò grande impressione, no? Vinse la Salernitana anche facilmente, una delle ultime vittorie targate Torrente. E soprattutto, se la memoria non mi inganna, fu credo forse il primo gol di coda alla Rechi. Sì. Eugenio? Sì. Sbaglio? No. È passata gol di coda alla Rechi, gol di Pestrin, che e poi soprattutto quella levata di scudi in sala stampa di Bambini Viziati. Ah, sì, ci fu la contestazione alla stampa. Una pseudo contestazione, perché non furono capaci nemmeno di dirci qual era il problema. La ricordo con piacere, però anche con il sorriso. Delle squadre che lottano, la Salernitana che ha preso più gol degli altri è quella che ha fatto più pareggi, 16. Cioè, un paradosso sta in questo. Ha fatto parecchie volte 1-1, capito? 1-1, forse pure di 2-2 ci sono state. Cioè 16 pareggi, nel contesto delle le vittorie sono state poche, perché ne ha fatto 8. Non ha perso tanto. Ma fuori casa, credo. Delle squadre. Io credo che sia fuori casa, sia una storia che ha ottenuto più pareggi. Non voglio sbagliare, ma credo che sia tra le squadre che ha fatto più pareggi. Sicuramente la Salernitana è la squadra che ha pareggiato di più in trasferta, più di tutte. 10 pareggi in trasferta, di questo ne sono abbiamo perso poco. Cioè, vedi che c'è sempre qualche punto che quando vai a spucciare dentro le classifiche, ti rendi conto che probabilmente questa squadra, come è impostato, ha più difficoltà in casa, che deve esprimere il gioco, che fuori casa, dove con un certo condizionamento puoi fare anche i colpacci che non li ha fatti proprio per mera sfortuna o per situazione particolare, diciamo, per errori difensivi se ne ha fatto, perché sennò tu Trapani e Vercelli te lo potevi portare. Ma Vercelli si ferma a Mammarella, è finito Vercelli. Trapani onestamente errore difensivo di Stracoscia, erroraccio della difesa del presepe del Trapani. Se non ci fosse stato il gol del Trapani, probabilmente la partita finiva 0-0. Diciamo le cose. Comunque, dicevo, insomma, è passata di acqua sotto i ponti, no? Rispetto a quella partita. A Lanciano dovevi vincere 2-0. Però se riavvolgiamo il nastro, pensiamo a quello che deve essere Salernitana Entella, una partita vinta, stravinta e poi pareggiata al 94esimo, o la partita con Lanciano persa. Ed è quella una sconfitta che pesa come un macigno sulla classifica di Salernitana e Lanciano, quella partita persa dalla Salernitana 2-1, quando probabilmente avrebbe meritato assolutamente di vincere. Però riavvolgendo il nastro, no? E ritornando a Salernitana, Ascoli, della gara d'andata, dicevo come sono cambiate molte cose, ad esempio il rendimento di coda di Donnarumma, che in quella partita non so neanche se non voglio sbagliarmi, ma forse non entrò, oppure entrò. Quale partita? Contro l'Ascoli Donnarumma non giocò. Non giocò. A parte coda, Donnarumma credo che non giocò. Non fu proprio impiegato, insomma, in quella
in quella partita, credo, c'è da dire che Rascoli era sotto di noi, adesso sta sopra di noi, quindi ha avuto un rendimento migliore. Mi pare che giocavamo con la difesa a 5. Giocavano Gabbianetta e Coda. Gabbianetta che fece, ecco, questa. L'ultima perla di Gabbianetta, no? Questa grande giocata, questo grande assist, Bovo. L'appoggio a Bovo e la conclusione di Coda che infranse il tabù a Rechi, perché in pratica quello fu il primo gol di Coda, che ha avuto poi nel giro di ritorno un rendimento esponenziale, no? Perché insomma ricordiamo tutti quanti le fatiche manifestate da Coda ad inizio stagione. È da proprio su questo tandem che la Salernitana, come diceva giustamente Enzo Faccenda, dovrà costruire la sua salvezza. Andiamo in pubblicità e poi i saluti finali. E allora siamo veramente alle battute finali, non per sconfessare tutti i calcoli e le tabelle che abbiamo stilato nel corso di questa trasmissione, però c'è Frank che ha elaborato una sua tabella, dice: per i calcoli dobbiamo metterci in testa che la Provercelli ha già 6 punti, Perugia Provercelli e Provercelli Cagliari, 6 punti, quelli che sottolineava anche prima, quindi Provercelli 48 punti e siamo sotto gli scontri diretti. L'Ascoli pareggia con la Salernitana, vince l'ultima in casa con il Livorno e arriva a quota 49. L'Avellino batte in casa il Como, pareggia l'ultima in casa con il Cesena, arriva a 49. In Vicenza, non lo so se pareggia l'ultima, perché poi il Cesena là forse dovrà vincere. Esatto. In Vicenza dovrà vincere a Brescia, vince l'ultima, non so se in Vicenza potrà vincere a Brescia, ma comunque vince l'ultima in casa con Perugia, pareggia in casa con l'Entella, 49. Resta il Lanciano che ha 6 punti assicurati, Lanciano Fermana e il Lanciano Livorno. E Livorno Lanciano, allora se Lanciano a Finino finisse con il segno 1, il Lanciano arriva a 49. Saremmo costretti a playout. Puoi dire a Frank che noi ne vinciamo tutto e quattro arriva a 52. Se si ragiona così, la Salernitana vince a Cagliari. Se ragioniamo così, la Salernitana vince a Cagliari. E Cagliari non va in Serie A. Pensando a quello che ha detto, il Cagliari le perde tutte praticamente. Il Cagliari non va in Serie A. Questo per dire. Questo è pessimistica proprio alle stre. Può succedere, ma il massimo del pessimismo. Questo per dire cosa? Che forse io mi auguro che è caso di pensare, è vero, sbizzarriamoci, giusto, parliamo di calcio, insomma, ecco, giochiamo sotto questo aspetto, però se vogliamo veramente essere seri rispetto al discorso, ma Marcello, posso dire, parliamo di partita in partita, ricordiamoci perché, la Serie A, perché nella Serie A tutti facciamo le tabelle, alla fine uscire dai risultati non li ricordiamo, talmente strani e fuori dai pronostici che noi ci troviamo in Serie B senza nemmeno c'erano altre cose, c'erano altri tempi, c'erano altri movimenti, tutte altre situazioni, c'era un voto per le politiche che bisognava oggi è cambiato il calcio, lasciamo stare. Io dico, ragioniamo partita per partita, perché veramente le situazioni evolvono in maniera anche clamorosa. Staremo a raccontare lunedì sera il risultato di Ascoli e questa sarà ancora, rispetto al cammino che deve portare la Salernitana verso la salvezza, un'altra tappa di fondamentale importanza. Facciamo quanti più punti è possibile, questa è la nostra tabella. Anche 12, perché no? Infatti. Grazie Enzo Faccenda. Marcello, solo una venerdì per le società dilettantistiche. Ora da presidente provinciale della FIGC. Ora parli. Dilettantistiche c'è un grosso incontro, più per le società che per i dirigenti, sì. Perché c'è un clima nuovo, con discorsi proprio disponibile verso le società e approcci di una certa importanza. Poi c'è anche un gadget. Dove c'è questo? Al centro sociale, venerdì alle 17. Quindi con tutte le società dilettantistiche? Tutte le società dilettantistiche della provincia di Salerno. Perfetto, un incontro per chiarire un po'. Con insomma, il nuovo commissario, i vici. Il nuovo commissario regionale. Per sviscerare un pochettino tutti i problemi della regione. Momento difficile, speriamo che sia alle spalle il momento per la FIGC Campana. Grazie Enzo Faccenda, grazie a Pino Palumbo, grazie a Giorgio Marotta e a Massimo Grisi. Marcello, voglio salutare un tifoso speciale, Antonio. Da Rocca Piemonte. Perché un tifoso speciale, ci segue ogni lunedì. Grazie, lo salutiamo, ci accomuniamo al saluto di Massimo Grinzi, grazie a Giorgio Marotta che ha un caffè in sospeso, lo ricordate, il caffè sospeso di Marotta, questo. Anche qualcosa di più del caffè, vabbè, caffè non esageriamo. Per il momento il caffè, poi è chiaro, faccio pagare a Fabregas. Assolutamente, lo paga quotidianamente. Ogni giorno. Grazie a tutti, grazie, ci rivediamo lunedì sempre in zona mista, arrivederci.
collaborazione con Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.